cambia, siamo noi. Fanchito Mato è nato nel 2015, è nato nelle campagne tra Potenza e Foggia, dove era presente uno dei ghetti più importanti d'Italia, che è il ghetto di Boreano. 2015 perché nel 2015 il fenomeno del caporalato diventa di importanza pubblica. Sostanzialmente muore Paola Clemente, che è questa bracciante donna che sta facendo la Cinino nelle zone di Taranto, e vengo coinvolto insieme a una serie di ricercatori per mettere in piedi un modello che non ritenesse necessario sfruttare, in questo caso i braccianti, per mettere in piedi una produzione sostenibile di pomodoro. E noi siamo nati con un fundraising di 40.000 euro nel 2015, l'anno scorso il fundraising è stato di 120.000 euro e poi tutto il prodotto venduto successivamente ci ha permesso di fatturare quasi 500.000 euro di pomodoro. Tutto avviene grazie al sostegno delle persone. Si può realizzare un processo produttivo, si può replicare in filiere identiche alle nostre, come la filiera della pasta, la filiera dell'olio, la filiera del vino, la filiera del latte. Il primo ragionamento che ci è venuto in mente era quello di coinvolgere come dogma qualsiasi soggetto fosse in qualche maniera impattato dal processo produttivo, quindi prima di tutti i lavoratori e poi i consumatori. Abbiamo messo in piedi questo modello attraverso l'utilizzo del contratto di rete, che permette a tutti gli attori della filiera di poter mettere su un piatto, su un foglio di carta, le proprie stanze, le proprie necessità, le proprie preoccupazioni. Nella nostra filiera le realtà che sono più forti e più ricche sostengono quelle che sono più deboli, e quindi sostanzialmente quelle più deboli non affrontano più da solo le proprie difficoltà, e i consumatori come entrano nel contratto di rete attraverso il prefinanziamento nella fase, diciamo, di coltivazione del pomodoro, decidono di preacquistare il prodotto sostenendo economicamente tutte le fasi di coltivazione della materia prima. All'interno della nostra filiera è presente un'industria di trasformazione, la Fiammante. Noi riusciamo a comprare col suo potere d'acquisto, e quindi questo ci ha permesso di riponderare il prezzo, intanto rendere il prodotto più accessibile, ma nello stesso tempo ci ha permesso di riponderare i costi, cioè la ripartizione delle risorse, dando più valore a produttori di materia prima, ai braccianti, a chi effettivamente segue il lavoro, e meno ai prodotti che vengono al di fuori della filiera, come i costi di invasettamento. Quando mettiamo in piedi una produzione agricola, in realtà generiamo un impatto che va a coinvolgere una serie di elementi, compreso quello ambientale. C'è un disciplinare di produzione che viene garantito dal marchio. Il marchio è tutela del disciplinare di produzione. Imponiamo agli agricoltori di seguire, attraverso il disciplinare, un modello di agricoltura biologico, seguendo quello che è il disciplinare dell'agricoltura biologica riconosciuto dalla CICE. La dinamica che sviluppa il caporalato, che è uno strumento di servizio, noi abbiamo sempre chiamato un'agenzia interinale illegale, è la questione del cottimo. Utilizzi il cottimo quando il tuo lavoro non ha un valore culturale. Allora, noi abbiamo scelto lo strumento del contratto provinciale agricolo per riconoscere al bracciante la degna paga. Questo obbliga un datore di lavoro di non obbligare il bracciante a eseguire più di 6-8 ore al giorno un'attività lavorativa, ma soprattutto gli vengono riconosciuti, essendo contrattualizzati, tutti quelli che sono i diritti che per anni si è conquistati nel mondo dell'agricoltura, quindi il sussidio di disoccupazione, la prevenzione dei rischi nel processo lavorativo. Quindi la persona non è più uno schiavo. Produciamo in campagna un bene confiscato. La disoccupazione per noi è uno strumento di caporalato molto forte. Abbiamo deciso di lavorare a Scampia, a Napoli, con Resistenza Anticamorra, perché dopo la guerra di mafia del 2008 Scampia è diventato il territorio a più alta disoccupazione d'Europa. Il 90% di disoccupazione è presente su Scampia. Produciamo a Foggia attraverso un OP, un'organizzazione di produttori che lavora a 500-600 metri da Granghetto, la più grande bidonville d'Europa, perché per noi era importante impattare lì,
lavorare lì e ragionare con le persone che tutti i giorni vivono questo fenomeno. E poi lavoriamo sul pollino, perché il pollino è l'area a rischio spopolamento più importante d'Europa anch'essa, dove maggiormente vengono coinvolte le donne. Tutte le donne delle aree interne vengono prese dai pullman e vengono portate nelle piane per fare attività di imballaggio della frutta, e sono molto spesso non solo vessate sotto un profilo economico, ma lo sono anche sotto un profilo umano, sono succubi di violenze fisiche. Quindi per noi era importante ragionare in termini di sfruttamento lavorativo in maniera ampia, e quindi ragionare a tutte quelle che sono le categorie che vengono impattate dal fenomeno del caporalato. Non è una cosa esclusiva degli africani il caporalato, ma è una cosa che ci tocca tutti quanti. La cosa più importante della nostra etichetta è, diciamo, il sovratitolo, che è alimentare la cultura. Funky Tomato svolge una rivoluzione culturale, quindi abbiamo deciso di destinare una quota del nostro vasetto a finanziare progetti culturali, non come azione di marketing. Noi finanziamo progetti culturali nei territori dove andiamo a impattare. Il 10% del vasetto va a investire in prodotti culturali nel territorio dove impattiamo, con un'ambizione, diciamo, per noi fondamentale, è quello che di cambiare le sorti del territorio dove viviamo, che in questo caso è il Sud Italia, aiutarlo a crescere, a formarlo per diventare nuova comunità con cui interagire. Per me l'Italia che cambia è, diciamo, il dogma che dovremmo vivere giornalmente, da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire. L'ambizione più che il dogma che noi tutti dovremmo avere quando facciamo quello che facciamo, quando produciamo, quando raccontiamo, quando creiamo, quando sviluppiamo. Quindi sì, l'Italia che cambia dovrebbe essere l'unico motivo per fare le cose. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.